Antonio 3 Ruby dei Greppi e Nicola Del Rosso 4 Rumen Coca Lussi Massimo Sediari 5 Rambla DF Leonardo Vastano 6 Riva Ombrosa Sergio Tiranti 7 Ribaso M Francesco Danna 8 Ribalta La Pierre e Massimo Pierini. Allineamento molto sfollato e se ne va così il mezzo meccanico che va per lasciare i concorrenti e allo stacco vediamo il numero 1 di Rachele Santogiordano subito al comando, lì sotto c'è il numero 8 di Ribalta La Pierre che ne segue bene la scia, quindi lungo la corda il 2 di Red Bull Mark, treno esterno che è cappeggiato dal 4 di Rumen Coca Lussi, cavalli così all'attacco della prima piegata con Santogiordano che tira i remi in barca. La retrovie muove subito il numero 5 di Rambla DF Leonardo Vastano che sul rallentamento cerca di guadagnare metri preziosi, mentre i primi 400 se ne vanno in 32-3. Transito così davanti alle tribune con la squalifica ora per il numero 5 di Rambla DF che finisce così a tabellone. Gli altri che sono sempre lì, treno esterno a debita distanza con il numero 4 di Rumen Coca Lussi che è davanti al 6 di Rivombrosa che però si getta di galoppo, mentre i 600 se ne vanno in un comodissimo 58. Cavalli quindi sulla piegata di destra, con sempre Rachele a fare da battistrada, ora si avvicina il 4 di Rumen Coca Lussi, di sotto c'è sempre il numero 8 di Ribalta La Pierre, mentre intanto problemi anche per il numero 7 di Ribasso M che finisce per lo sbagliare. Intanto il mezzo miglio se ne va in un comodo 1,6, si arriva così al completamento del primo chilometro in un soporifero 1,24,3. Santo Giordano che gioca di tattica con Rachele, di sotto Ribalta La Pierre a grossissima quota che ghiotta per una piazza, mentre all'esterno ora ci prova anche il numero 9, il numero 4 di Rumen Coca Lussi che è sempre lì in mezzo di fuori a Ribalta La Pierre, intanto Santo Giordano che ora sta staccando, arriva così al completamento della piegata e l'ingresso addirittura d'arrivo con Rachele e Santo Giordano che cercano di allungare. Rachele che mette 4 di margine dalle retrovie, ci prova il numero 4 di Rumen Coca Lussi che comunque ha stracorso facendola tutta di fuori, ma la vittoria è per il numero 1 di Rachele. Intanto vediamo un piccolo inciampone, se con l'ausilio della regia potremo riavere le immagini dello slow motion. Comunque, vedete il numero 1 di Rachele Santo Giordano che nei pressi del palo è, bisogna vedere perché forse un'apertura c'è stata, quindi nel caso in cui dovesse esserci la squalifica sarebbe 482 il probabile ufficioso ordine d'arrivo, ma comunque aspettiamo il parere insindacabile della giuria. Comunque è tutto per la prima dall'ippodromo di Civitanova Marche, 2-8 il rotolo con 43-8 per gli ultimi 600 di gara. Corsa tattica, ma staremo a vedere l'ordine d'arrivo ufficiale decretato dalla giuria. È tutto per quello che riguarda la prima di Civitanova Marche, in linea alla regia.